sicuramente ai fumatori non farà piacere, ma forse anche loro si renderanno conto che la loro scelta di rimanere fumatori non può condizionare chi questa scelta non l'ha fatta, e quindi non fumare quando si è in presenza di altri. E così il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, pensa ad una città senza sigarette. Il primo cittadino infatti sta studiando il modello Milano, ovvero niente fumo nei parchi, stadi e nei pressi delle fermate dell'autobus. In tutti quei luoghi in cui in attesa il cittadino è portato a fumare. Siccome spesso l'attesa la si fa in compagnia, questo comporta un fumo non condiviso da chi in realtà non lo vuole subire, il fumo passivo. Quindi è da studiare, è da mettere in atto con grande attenzione, ma secondo me la strada è quella giusta. Un'idea che adesso Ghinelli porterà in giunta e poi in consiglio comunale. Perché è una scelta importante per la città, che non deve passare attraverso un'ordinanza contingibile urgente, come oggi farei per ridurre ancora una volta il problema dell'abbassamento della mascherina per fumare quando si è per strada e in pubblico, ma per dare una chiara indicazione, una svolta di una città, diciamo, che cresce in maniera compatibile, sostenibile e soprattutto anche da un punto di vista della salute, una città evoluta, una città europea. Ormai il fumo anche all'aperto è in molti luoghi del mondo destinato soltanto in poche e pochissime situazioni, che in questo momento oltretutto mettono in difficoltà, perché vedere molti fumatori intorno a un unico posacenere fuori da un locale pubblico o a una fermata di un autobus certamente non fa bene, anche perché per fumare bisogna togliere la mascherina. Ma al di là di questo è una scelta forte, una scelta fatta con determinazione, che io ho fatto, io sono l'ex fumatore, quindi lo faccio consapevolmente. Ora si tratta di capire se c'è una condivisione trasversale oppure no. La città potrebbe così diventare libera dalle sigarette, o perlomeno nella maggior parte delle zone ad alta concentrazione di persone. Un divieto che però poi potrebbe espandersi anche in altre aree pubbliche e perdurare ben oltre il periodo di emergenza sanitaria. Allora, questa è la condizione transitoria, che è quella da cui siamo partiti, ma in realtà vorrei che diventasse una scelta di lungo periodo, cioè una scelta in cui ad Arezzo, fuori che da certi punti destinati, non si fuma.